Carmine, allora, dacci una tua impressione sulla giornata di oggi. È poco pomeriggio. Poco pomeriggio. Beh, una prima forte testimonianza del clima che si respira a Taranto. E il clima è che c'è una parte della città che non vuole rassegnarsi e vuole continuare a combattere su questo terreno, ma direi più in generale sul terreno del recupero di una città che sta letteralmente agonizzando e che se non intervengono fatti significativi, che direi devono avere al loro centro l'ambiente e la cultura, sono i due corni del problema. È sull'ambiente e sulla cultura che va attivata un passaggio fondamentale per far rinascere queste città. Ma l'unico aspetto positivo che giornate come queste manifestano è che c'è ancora una parte della città che non intende rassegnarsi. Grazie. Ciao. Buongiorno Emilia. Buongiorno. Ciao. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Bene, come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Bene, bene, bene. Banca della Gomessa, un attivissimo sostenitore appunto di tutte le battaglie che si svolgono nella nostra città. Walter, allora, a caldo, una tua valutazione qui stamattina. La valutazione è innanzitutto per ciò che riguarda la presenza del pubblico è positiva, perché ci sono molte più persone rispetto ad altre occasioni. Ovviamente questo non è che un passo. Il secondo che ritengo molto più importante è quello relativo al 15 ottobre, affinché tutti ci si riunisca davanti alla direzione dell'ex Ilva e si manifesti contro il ministro Pigio Bottuni. Naturalmente il mio pensiero fisso è nei confronti del Tribunale di Milano. Il 24 ottobre, io purtroppo per problemi di natura personale ed economici non potrò esserci, avrei voluto esserci invece. Ai giudici di Milano chiedo di mettersi una mano sulla coscienza e una mano sui tomi di codice penale e codice civile, perché quello che sta accadendo qui credo possa avvenire solo in stati teocratici come l'Iran o in dittature come la Corea del Nord. Io la chiamo democratura, democrazia che naturalmente ammanta invece qualcosa di molto più losco che c'è sotto. E quindi praticamente perorino e si adeguino a quelle che sono state le sentenze emesse da Lussemburgo, quindi che ci si muova su questa linea, perché sarebbe una mazzata finale fondamentale legata poi alla chiusura di questo mostro. Naturalmente questo è un esempio per tutte le aree che, come quella di Taranto, vivono in misura più o meno evidente questi rischi. E per quanto riguarda noi, ovviamente l'Ilva deve essere la prima ad essere smantellata, ma poi dobbiamo pensare anche ad altro, dobbiamo pensare all'ENI, dobbiamo pensare a tutto quello dal quale siamo circondati, dal male dal quale siamo circondati, e liberarcene. Grazie. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Aldo Schiedi, un nostro tarantino attivista. Da qualche tempo non lo vediamo più, abbiamo saputo che ti sei trasferito fuori città. Sì, diciamo che ho approfittato della cassa integrazione dell'Ilva per
per insomma allontanarmi da queste città, innanzitutto per ossigenarmi, ma questo non significa che non vengo qui e quando ci sono queste occasioni sono sempre presente. Sto cercando di ritrovare una vita, una dignità lavorativa, che purtroppo fino a quando non finirà, e spero finirà a breve, ma non con un incentivo, con una ricollocazione lavorativa, perché è quello che ci hanno promesso i sindacati, di ritornare a lavorare in un ambiente magari più salubre e sano. Per adesso sto impegnando il mio tempo libero nel sociale, sono in Croce Rossa, faccio emergenza, ovviamente in maniera del tutto volontaria, e aspettiamo che finisca questa agonia che dura da 7 anni. Io ho partecipato anche a una trasmissione radio a Bologna dove ho denunciato le stesse cose. Ho detto non è possibile che si facciano stare per 7 anni i lavoratori dell'Ilva a oziare sul divano di casa senza un'alternativa, senza una reale formazione di ricollocazione, se che ricollocazione ci deve essere. Io attualmente non vedo spirali di ricollocazione, non vedo aziende che vengono a investire su questo territorio e sono molto preoccupato, perché un piano B in questo territorio, lavorativamente parlando, non ce l'ha. Quindi se vogliono accontentarci col solito incentivo, così come hanno fatto nel 2018 con i famosi 77.000 euro, che poi abbiamo visto che fine hanno fatto tutti quelli che sono aperti le attività chiuse con l'avvento del Covid, sinceramente noi diciamo no a questo. Hanno promesso una ricollocazione, e beh, ci deve essere, ovviamente non in quella fabbrica, perché quella fabbrica ormai è morente, una fabbrica che adesso anche se riapre, come avevo detto oggi, la FUNO, non pensiamo che avrà vita lunga, quindi si evitassero di fare questi tipi di inaugurazioni che sinceramente sono veramente ridicole, mi permetto il termine, ridicole. Quindi niente, il Taranto deve ancora purtroppo, ahimè, friggere i denti, perché viviamo in questo contesto sociale non facile, duro, molto duro, e quindi io spero sempre per il meglio che questa agonia finisca. Ok, grazie.